Ciao, siamo Vale. E Orri. Oggi vi faccio le uova fritte con asparagi a modo mio. Ingredienti per uova fritte per due persone. 4 uova fresche, pane grattugiato, olio di semi di arachidi, olio di oliva extravergine. 400 g di punte di asparagi surgelati, 50 g di burro, uno spicchio d'aglio, sale fino e sale grosso. Inizio la ricetta. In un contenitore con i bordi un po' alti metto il pan grattato. Lo pareggiamo bene. Ora con un uovo intero creo le basi per poi metterci le uova. Ora separo il rosso dall'albume un attimo la mano e mettiamo il rosso della base che ho fatto. Li faccio tutte e quattro ad orlo. Ora con il resto del pane avanzato copro il rosso dell'uovo, tipo una montagnetta. Io poi il pane lo uso ancora, non lo butto via. È pronto da mettere in freezer. Vanno in freezer per 8 ore. Gli albumi non li butto, farò poi dei brutti e buoni, vi lascio il link della ricetta in descrizione. Prima di friggere le uova, preparo gli asparagi. Ho messo acqua in una pentola, la faccio bollire, acqua salata. Sciogliamo un attimino il sale e metto gli asparagi. E li faccio cuocere per 8 minuti. Da quando bolle l'acqua contiamo 8 minuti. Sono passati 8 minuti, spengo, gli asparagi sono cotti, li faccio scolare e li metto in un colino. Ci vediamo dopo. Proseguo, faccio saltare gli asparagi. Ho tagliato il burro a dadini, ho schiacciato lo spicchio d'aglio e il filo d'olio. Ora metto gli asparagi. Uso le mani, scottano ancora un attimino. Ci vediamo dopo. I più grossi li ho tagliati a metà per il lungo. Ora li faccio saltare per 4 minuti. Un filino di sale perché abbiamo già salato prima l'acqua. Io ho abbinato degli asparagi. Se volete potete abbinare degli spinaci o una purea di patate. Sono passati 4 minuti, gli asparagi sono cotti. Spengo e proseguo a friggere le uova. Ci vediamo dopo. Sono passate le 8 ore di freezer, ora tolgo i tuorli dal pan grattato. E sono pronti per essere fritti. L'olio è in temperatura, metto dentro 2 uova per volta. Mi aiuto con una piccola schiumarola in modo che l'uovo deve essere sotto e deve cuocere 1 minuto e mezzo. Io ho fatto 2 porzioni. Voi in base a quanti siete fate le porzioni giuste. L'uovo ha cambiato colore e 1 minuto e mezzo, ora le tolgo. Le metto sopra della carta da cucina e metto le altre 2 uova, gli altri 2 tuorli. Sempre 1 minuto e mezzo. Sono pronte tutte e 4. Ci vediamo dopo quando ho impiattato.
L'aglio l'ho eliminato, ne provo uno con orri. Bello. Morbido dentro, si scioglie. Dentro l'uovo è proprio Buono? morbidissimo. Buono, Buono. buono. Vi sono piaciute le uova fritte? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!